Exoratix, sono Alessandro e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento. È da settimane che parliamo di ecoincentivi e sono finalmente arrivati. Con dei ritardi nell'ufficializzazione del decreto e con un po' di amarezza per gli amanti della guida green che vedono ancora limitate le auto elettriche e ancora presenti le vetture termiche. Però almeno sono arrivati. Oggi però non voglio parlarvi di ecoincentivi, ma cogliamo l'occasione per parlare di un aspetto particolare delle vetture elettriche. Infatti non tutti sanno che le vetture elettriche sono guidabili anche dai neopatentati. Ora, fin qui non è un discorso incredibile, ma c'è da considerare che le vetture a batteria garantiscono delle accelerazioni impressionanti e molto spesso hanno più potenza rispetto alla loro stessa versione con alimentazione tradizionale. In questo senso non siamo abituati a pensare alle vetture elettriche come delle auto adatte ai neopatentati. Infatti sentiamo 130, 180, magari anche 500 cavalli sulle vetture elettriche, quindi quanto di più lontano da un'auto per neopatentato. In realtà la legge mantiene le stesse regole sia per le vetture elettriche che per le vetture a combustione interna, quindi non possono essere superati i famosi 55 kW per tonnellata. La curiosità sta nel modo in cui viene registrata la potenza di bretto. Non si tratta del picco di potenza, ma della potenza media erogabile in 30 minuti. E proprio per questo motivo il valore è molto più basso rispetto al picco. In più va considerato che le vetture elettriche sono più pesanti delle vetture con alimentazione tradizionale. Cosa succede a questo punto? Succede che un neopatentato si ritrova a guidare una vettura neanche troppo depotenziata e quindi adatta alle esigenze di tutta la famiglia. Nonostante ciò rimangono tutte le regole e i vincoli a cui i neopatentati sono sottoposti e che esulano da quella che è l'alimentazione elettrica della vostra auto, come ad esempio la tolleranza zero rispetto all'uso di alcol, che poi potrebbe essere estesa un po' a tutte le fasce d'età. Prima di partire voglio ricordarti, se non lo fai già, di iscriverti al nostro canale YouTube e di lasciare un like a questo video se ti è stato utile e commenta per farmi sapere qual è la tua auto da neopatentato full electric. Fatte queste premesse, oggi parliamo delle migliori auto full electric da neopatentato. Ce ne sono per tutti i gusti e ce ne sono per tutte le tasche, dalle meno costose a quelle che superano i 45.000 euro di partenza. Partiamo dall'Italia con Fiat, che ha rilanciato la sua iconica 500 presentando Fiat 500e. Ormai la conosciamo benissimo, nasce sull'iconico design pop della Fiat 500, è studiata su quello che è un mix di richiami della 500 degli anni 60 e quella rinata poi nel 2007, e devo dire che sono davvero pochi cambiamenti, ma la 500 è completamente rinnovata. Molto comoda, sterzo, agile, perfetto per le manovre nella City e perfetto per le manovre e i parcheggi di chi è alle prime armi. Ottime anche le dimensioni, perché comunque si tratta di un'auto molto compatta, classiche dimensioni da 500. Parliamo ora di dati, sono 87 kW per il suo picco, ma la potenza omologata è di 45 kW e il rapporto peso-potenza scende ancora a 35,8 kW per tonnellata. Cosa significano questi numeri? Significano che è ok per i neopatentati. E i dati che vi ho appena comunicato sono quelli della versione più potente che ha anche un'ottima autonomia, 320 km nell'utilizzo misto e 400 km nell'utilizzo urbano. Se vogliamo spendere un po' meno in fase di acquisto, però, c'è la versione base con un'autonomia che scende. Infatti per la versione base sono 100 i km di autonomia reale. Se i vostri timori legati al mondo delle auto elettriche riguardano l'autonomia di questi veicoli, allora diamo uno sguardo in casa Volkswagen, perché a garantire un'ottima autonomia reale ci pensa ID3. Infatti la prima full electric della gamma ID di Volkswagen vi garantisce 400 km di autonomia reale. Ovviamente anche in questo caso, proprio come per 500e, l'autonomia varia di versione in versione. Molto positiva la tecnologia futuristica di Volkswagen, con ologrammi per aiutarci durante la guida e comfort a non finire. Con il design tagliente e avanguardista che non credo sia il suo punto di forza, ID3 resta una delle vetture più interessanti tra le berline full electric e soprattutto fa parte di quelle auto che un neopatentato può guidare fin da subito. Infatti la sua potenza nel picco varia di versione in versione tra i 110 kW e i 150 kW, ma la potenza omologata in tutte le versioni è di 70 kW e questi 70 kW rapportati al peso di Volkswagen ID3 ci danno un rapporto peso-potenza pari a 38 kW per tonnellata. Interessante poi, sempre in casa Volkswagen, la e-Up, piccola city car full electric molto maneggevole, presente anche in casa Seat sotto il nome di Seat Mii e anche in casa Skoda sotto il nome di e-City Go. Forse vi farà sorridere poi che il rapporto peso-potenza della Volkswagen
Volkswagen e-Up è molto maggiore rispetto a quello di Volkswagen ID3. Infatti, se da un lato abbiamo i 38 kW per tonnellata di ID3, in questo caso abbiamo 50 kW per tonnellata, quindi siamo quasi borderline. Però può comunque essere guidata dal neopatentato. Per ora abbiamo visto dei veicoli in una fascia di prezzo compresa tra i 25.000 e i 35.000 euro, quindi comunque entro i limiti previsti per gli ecoincentivi 2022. Ma se volessimo spendere ancora di meno? Semplice, in casa Dacia c'è Dacia Spring. È vero, non ho i comfort di ID3, non ho il design di 500e, però è una vettura super efficiente, con i giusti spazi per la vita di tutti i giorni di una piccola famiglia. Non aspettatevi un super motore, poi lo 0-100 in questo caso è di quasi 20 secondi, ma in fin dei conti va bene anche così, perché si tratta di un'auto studiata per i tracciati urbani e soprattutto adatta a chi ha le prime armi. Magari non proprio adatta ai neopatentati, ma sì, volendo per legge potrebbero guidarla, è Audi Q4 e-tron. Insomma, il fatto che la normativa sulle auto elettriche e i neopatentati fosse un po' strana l'avevo già detto all'inizio del video. Non è una vettura che mi sento di consigliare a una persona alle prime armi, perché parliamo di un'auto che ha tra i 170 e i 204 cavalli. Un'esagerazione per chi ancora giustamente non sa gestire una potenza simile. Detto ciò, tolto il mio parere personale, non potevo escluderla dalle migliori auto che un neopatentato può guidare con alimentazione full electric. Bello il design, con linee più morbide rispetto a quelle degli ultimi SUV di Audi, interni super preziosi e ovviamente molto confortevoli. Si tratta peraltro di un SUV, quindi di un'auto dalle dimensioni non semplici da manovrare e da gestire per una persona alle prime armi. Però la sua potenza di omologazione e il rapporto con il peso del veicolo permettono ai nuovi arrivati sulle strade di mettersi alla guida di Audi Q4 e-tron. E con questo abbiamo finito, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'automotive e lasciate un like per farmi sapere se vi è stato utile. Qui sotto in descrizione, come sempre, vi lascio il link al nostro sito ratix.com, lì troverete tantissime auto da neopatentati e tantissime vetture full electric. Molte di queste peraltro sono in pronta consegna. Presto arriveranno nuove classifiche, quindi noi ci vediamo al prossimo video.